Se Ciappino dopo Genoa Inter è terminato con il punteggio di 1-1. Mister, innanzitutto i complimenti per la partita dei suoi ragazzi perché avete dominato il gioco per gran parte del match. Immagino che il risultato lasci l'amaro in bocca. Sì, non tanto il risultato, ma per come è maturato poi, perché il primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol importanti, il loro portiere è stato anche bravo, non abbiamo rischiato niente, abbiamo cercato di proporre le nostre cose senza avere timore e paura di subire, in effetti abbiamo subito poco. Il secondo tempo forse un po' più equilibrato, però le palle più importanti le abbiamo avute comunque noi. Poi ha la fortuna e l'abilità di andare in vantaggio con un bel gol su punizione, al terzo di recupero abbiamo preso un gol che non sta nel cielo e in terra, perché lì solo una questione di attenzione, non di capacità o incapacità o di forza degli avversari. Noi lì siamo stati poco attenti nel momento in cui invece avremmo dovuto raddoppiare l'attenzione. E quello mi ha dato parecchio, parecchio fastidio, perché questo è un motivo di crescita. Mister, avete affrontato comunque una squadra che dagli addetti ai lavori è annoverata come la favorita, però non si è vista questa differenza, pensando che l'Inter annovererà tra le sue file tanti nazionali. No, per quello ripeto, noi oggi abbiamo fatto una partita importantissima, dove i ragazzi sono stati favolosi fino al terzo di recupero. E lì non possiamo fare questo tipo di errore. Un errore, ripeto, nell'attenzione, non nella marcatura o nell'attenzione. E le squadre, i ragazzi, se vogliono crescere, devono passare attraverso anche queste cose, non solo una bella giocata, un buon colpo di testa, un buon tiro. Quello fa parte del gioco, quando la palla è in movimento, ma anche quando la palla è ferma. Bisogna essere adeguatamente centrati sul campo e noi in quel frangente non lo siamo stati. E questo mi ha dato fastidio. Poi l'Inter e la Roma sono le squadre più importanti della categoria, sono le squadre probabilmente più forti, però visto che oggi noi abbiamo fatto una partita del genere, ce l'avamo meritato in vantaggio, sarebbe stato bello, importante, gratificante per i ragazzi finire la partita con un gol di vantaggio. Tutto lì. Mister, fa parte un po' del DNA del Genoa, diciamo, complicarsi un poco la vita, però a Milano avete messo le premesse, vero, sarà difficile, però le premesse, ciò che ha detto il campo, che ce la potete fare. Sì, anche questo è vero che fa parte del DNA della nostra società a buttarsi nelle cose complicate, però credo che sia arrivato il momento di iniziare a pensare un po' più in positivo. Se invece di continuare a piangerci un po' addosso perché siamo stati sfortunati e perché abbiamo preso un palo e perché si è fatto male un giocatore, perché la palla è rimbalzata male, iniziassimo a pensare che siamo uguali agli altri, siamo bravi come l'Inter, poi se loro ci battono, alla fine gli diamo una mano, facciamo i complimenti e magari tifiamo anche per loro. Perché ci sono stati quelli che ci hanno eliminato, però non bisogna partire battuti e non bisogna partire già con la preoccupazione: oddio, incontriamo l'Inter, che è una squadra fortissima, investe tantissimi soldi a livello di settore giovanile, perciò sono più forti di noi. Non è detto che sia così. Noi dobbiamo fare le nostre partite, i ragazzi devono avere una propria identità, che è quella dell'appartenenza alla squadra, lottare uno per l'altro. Loro devono giocare per il gruppo, non a livello individuale, ma loro collettivamente devono far risaltare l'individuo, non partire dall'individuo per arrivare al collettivo. È il contrario, perché delle volte se no escono dai spogliatoi e dicono sì, però io ho giocato bene, non mi interessa. Cioè, vediamo come ha fatto la squadra e poi dopo analizziamo uno per uno, perché se uno per uno fate le vostre cose, siamo tutti bravi e siete tutti bravi, anzi, prendete valore, le qualità individuali diventano ancora più importanti. Se invece uno pensa solo alla propria prestazione e non pensa che magari durante la partita poteva fare una corsa in più per aiutare il compagno, e allora credo che strada se ne è fatta poca. Mister, l'ultima Sì. domanda è, nell'Inter c'era un giocatore Esposito, già debuttato in prima squadra, addirittura a livello europeo, per oggi Delle Piane ha fatto una partita spettacolare. Qualcosa su questo ragazzo, perché davvero personalmente mi ha sorpreso. Noi siamo innamorati di Delle Piane non tanto perché lui oggi ha fatto una gran partita contro un ragazzo che probabilmente farà il giocatore a livelli importanti. Siamo innamorati del ragazzo perché è un ragazzo fenomenale. Lui ha saltato, credo, un allenamento durante la stagione e li ha sempre fatti come avete visto la partita oggi. Perciò è un ragazzo che in campo lui lascia tutto quello che ha. Poi può giocare bene, può giocare male, può commettere degli errori. Pazienza, però lui sì, è uno di quelli che è centrato nelle cose. Difficilmente lui fa un errore per poca attenzione. Fa un errore magari perché tecnicamente deve migliorare determinate cose. Però quello fa parte della crescita del ragazzo. Lui è un esempio che tutti noi dobbiamo seguire, ma anche noi come staff di lavoro
siamo molto attenti a queste cose e delle volte riusciamo noi a imparare qualcosa dai ragazzi, perché lui davvero, dal primo all'ultimo giorno, è sempre stato lo stesso, sempre stato uguale. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie a te.